Buongiorno a tutti. Calcolare l'ascendente, oggi parliamo di questo. Chiaramente il calcolo manuale del nostro ascendente astrologico è molto complesso e non consiglio di studiarlo a meno che non vogliate diventare astrologi. Fortunatamente oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, quindi abbiamo dei siti dove viene calcolato. Io consiglio astro.com perché le sue effemeridi sono molto precise. Però capiamo prima di tutto che cos'è l'ascendente. Io per aiutarvi vi faccio vedere questo movimento del cielo che ho un pochino accelerato, però potete vedere l'orario rappresentato in alto. In pratica cosa fa il movimento della Terra? Ci fa apparire il movimento dei pianeti nel cielo come in continua rotazione, anche se in realtà siamo noi che giriamo. E siccome in 24 ore la Terra fa un completo giro su se stessa, in 24 ore tocchiamo tutti i segni dello zodiaco, per cui possiamo mediamente dire che il segno ascendente, cioè il segno che sorge all'orizzonte nel punto esatto in cui è sorto il Sole e lo fa nel momento in cui noi nasciamo, chiaramente cambia a seconda dell'orario di nascita e in particolare mediamente cambia ogni 2 ore. Quindi come possiamo capire se il nostro ascendente è esatto quando soprattutto nel caso in cui non siamo sicuri dell'ora di nascita e quindi nessun supercomputer ci può aiutare? Bisogna farlo in maniera analogica, cioè facendo l'associazione tra i segni alternativi che abbiamo di fronte e l'interpretazione. Il mio consiglio però è quello di non guardare se stessi nella descrizione dei segni, perché facciamo un po' fatica di solito, oppure rischiamo, spesso sento dire io mi riconosco in tutti e due i segni quando c'è il dubbio. Quindi, a parte che ovviamente astrologicamente un bravo astrologo è in grado di aiutare anche con delle verifiche incrociate, utilizzando delle tecniche avanzate, qual è l'ascendente della persona, però se volete cimentarvi da soli, vi voglio far vedere un metodo molto semplice, per il quale, aspettate, vi faccio vedere l'immagine, che è quella di associare i segni alternativi che avete di fronte, per esempio non sono sicuro se sono Cancro o Leone, all'elemento, perché questo ovviamente è molto più facile da comprendere. Per esempio, vedete nella tabella che l'alternativa il leone è l'elemento fuoco, intuitivo, passionale, e il cancro invece è l'acqua, emozionale, empatico. Ma il secondo consiglio che vi do è quello di non guardare voi stessi, sono più passionale, intuitivo o sono più emozionale, empatico, ma di guardare i vostri genitori. E in particolare sappiamo dall'astrosofia che il segno ascendente è collegato per i primogeniti al papà e invece per i secondogeniti alla mamma. I primogeniti oppure tutte le generazioni dispari, cioè il primo, il terzo, il quinto. Mi raccomando, se primo, terzo, quinto figlio maschio, quindi se ci sono le femmine, se io sono maschio non le conto, e mentre se sono una femmina calcolo solo le figlie femmine, quindi io Viviana. Se avessi un fratello maggiore sarei comunque la primogenita femmina, se avessi una sorella maggiore sarei la secondogenita femmina. Quindi una volta capito se sono primogenito o secondogenito, se sono primogenito guardo papà, se sono secondogenito guardo mamma e scrivo su un foglio com'è mamma, cioè racconto con qualche frase come io vedo mamma, come io vedo mamma o come io vedo papà. Sarà la descrizione del segno del vostro ascendente. Provateci, perché chiaramente una volta che l'avete descritto sarà più facile per voi ricondurlo a questa tabella, andando a capire se è più fuoco l'idea che avete di mamma o di papà, oppure è più acqua, per esempio. E a quel punto sarete in grado di scegliere tra i due segni. Fate comunque l'esercizio anche se siete certi del vostro ascendente, fateci sapere come va nei commenti e ovviamente se ne volete sapere di più. Vi invito a visitare il nostro blog dove questi temi sono trattati con molto approfondimento. Vi lascio il link sotto. Ciao a tutti.